Buongiorno, ben ritrovati ai nostri amici telespettatori con l'ultimo appuntamento con Donne a Cavallo. Siamo di nuovo qui in diretta dal nostro studio bellissimo, naturale, di sotto le logge. Qui con me di nuovo Cristina Lenzi. Buongiorno Cristina. Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti. 16 di agosto. È un altro dei giorni più lunghi. Stamani ho letto su Facebook un altro giorno che dura 48 ore, qualcuno ha scritto. In effetti è un po' vero, no? Insomma, questo giro ci abbiamo un palio veramente, sono tutti belli, sono tutti interessanti, però questo ci sono delle dinamiche che possono un attimino aprire dibattiti, diciamo scenari, così che possono molto cambiare acceso. Un po' anche tutte le strategie. Brava, bello, bello, Cristina, lo sappiamo, insomma, è quella un pochino più cattivella e ci vuole in questa diretta. Dunque, andiamo subito a presentare il nostro bellissimo divano, perché anche stamattina troviamo degli ospiti meravigliosi. Io inizio subito con Mario, il più gettonato. Mario, ormai lo conoscete tutti, ha tantissimi fan che lo stanno acclamando. Buongiorno Mario, com'è andata la cena a San Marco? Parla qua. C'è tutta la grinta. C'è tutta la grinta necessaria per fare stasera un bel numero? Speriamo. Dicevi però che ti hanno un attimo chiesto saluto, quindi vogliamo salutarli questi amici della Chiocciola? Quindi volevo salutare intanto la mia nonna. Vilma, grandissima, salutiamola. Poi il gruppo delle Brotuscine. Gli amici della Chiocciola e poi Gingillone. Gingillone, bravo, bello, bello questo saluto. Quindi Mario, grazie, intanto abbiamo introdotto l'ospite. Non me ne vogliono gli altri, ma è il più importante, cioè l'attenzione si focalizza sempre su Vicky Mario. Allora, torniamo... Gingillone è fantastico, io ti adoro. Vero Cristina, è vero. Torniamo appunto sul nostro bel divano, ritroviamo con immenso piacere, devo dire, Emanuela e Teo della Dream Fashion. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, in coro proprio, in coro. Come Albano e Romina Power. Ma cioè, ormai io ormai Teo, ti avevo anche proposto di condurre, perché stamattina ero un po' stanca, avevo bisogno di uno di quei beveroni che usavano una volta per i cavalli del palio, e l'ho detto magari può condurre anche Teo, quindi l'ho voluto stamattina qui con me, e ci parleranno ovviamente, torneremo proprio fra qualche minuto su di loro per tutti i loro bei progetti che hanno già curato e che poi abbiamo in cantiere. Presento anche due ospiti molto importanti per questa mattina che ci hanno fatto l'onore di essere qui con noi. Parto dalla signorina, Sonia Mattichi. Sonia, buongiorno, il microfono. Buongiorno, buongiorno. Giovanissima, 18enne, panterina, lo possiamo dire, tanto non si corre, quindi non si fa un torto a nessuno. Sonia è qui con noi insieme a Massimiliano Ermini. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno, grazie dell'invito, è un piacere essere con voi. Grazie a te assolutamente di aver accettato. Sono Sonia e Massimiliano appunto qui con noi per parlare di un bellissimo progetto che ormai tutti abbiamo conosciuto a Siena, che ha curato l'Istituto Ricaso, l'Istituto Agrario, sulla cura e gestione... Educazione, cura e gestione a terra del cavallo, ecco. Poi subentra con un altro nome, il rapporto uomo-cavallo, volano per nuove professioni. Bellissimo, meno male che l'ha detto Massimiliano, perché io mi sarei persa in tutti questi termini, quindi grazie. E... io sono anche un po' emozionata, perché queste cose sono entrambe bellissime, sono legate al palio, ma ci fanno vedere degli spaccati anche un po' diversi che vanno un po' più nel profondo, nelle nostre anime. Emanuela e Teo, appunto, parlando di anime, no? Noi siamo stati protagonisti in qualche modo, certo, anche te Cristina, certo, di un bellissimo evento di cui abbiamo già parlato durante il Palio Provenzano, ma torniamo insomma a focalizzare un po' l'attenzione, la sfilata di moda Un Fantino da Sogno 2. No, intanto grazie a Canale 3 Toscana, sempre presente nelle nostre iniziative nel 2024, abbiamo dei grandi progetti, ma tornando un passo indietro, sei stata una protagonista come Cristina, una serata, un capolavoro come l'ho definita. Ha avuto un grandissimo successo. Un davvero. Successo anche più dell'anno scorso, e questo è il nostro obiettivo, che ogni serata ci sia un messaggio. Guardiamo, infatti ci sono le immagini. Bello, grazie ragazzi. Una serata, come ti dicevo, capolavoro, perché mettere insieme questi splendidi ragazzi, io dico splendidi, meravigliosi, perché a 10 giorni dal Palio di luglio mettersi a giocare e divertirsi con noi per un obiettivo
obiettivo importante, perché tutte le nostre serate hanno un fine benefico. In questa occasione era per le bollicine, un'associazione spettacolare. C'erano anche i ragazzi delle bollicine che hanno sfilato con i fantini. Abbiamo fatto un grande risultato anche di beneficenza, ma loro bellissimi, erano 24, perciò l'anno scorso erano 15, quest'anno abbiamo avuto 9 in più, perché molti fantini che l'anno scorso non avevamo contattati per varie motivazioni, quest'anno mi hanno proprio chiesto, a me e a Manuela, di partecipare. Fantini vecchi, fantini anche nuovi e fantini anche emergenti. Perciò è stato un successo, una serata 270 commensali, Cristina c'era, te uguale. Io ho avuto l'onore anche di essere in giuria. Massimiliano, è vero. No, Massimiliano volevo tenere per ultimo, perché è così preciso. Brava Claudia. No, Massimiliano, vabbè, poi dirò due cose di Massimiliano, se me lo permetti. No, è stata una serata dove i ragazzi si mettono sempre in gioco, vestono un abbigliamento inusuale per loro. Abbiamo visto dei fantini. Bellissimo l'abbigliamento, tra l'altro di un noto negozio qui che ha dato questi pullover di cashmere anche. C'era un pullover preciso. Allora, una proposta da parte del pubblico femminile: l'anno prossimo facciamoli sfilare in costume da bagno, faceva caldo. Sì, guarda, quest'anno doveva essere una sorpresa, purtroppo il negozio ha avuto un intoppo all'ultimo, perciò se no erano anche in costume da bagno. L'anno prossimo, che è già in preparazione un fantino da sogno 3, perché proprio i ragazzi ce lo chiedono. Saranno anche in costume da bagno, questa è una chicca. Ce lo chiedono perché, ti ripeto, sono fenomenali. Gli va detto solo grazie. Solo grazie. E noi, mentre questi ragazzi pensano di farsi un tuffo durante la loro sfilata, ci facciamo un tuffo nella pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta con Donne a Cavallo, donne non solo, perché ci eravamo lasciati con il nostro magnifico Teo della Dream Fashion, parlavamo di questi belli eventi che avete curato e state curando e tanti bei progetti sì, futuri. Sì, infatti per chiudere l'argomento fantini del nostro spettacolo, come si diceva prima, bravissime, un grazie ancora, soprattutto oggi. Un in bocca al lupo a tutti e 10, perché se lo meritano, perché lavorano tutto l'anno per arrivare al 2 di luglio e al 16 agosto a essere dei guerrieri. Perciò un in bocca al lupo a tutti. E volevo ricordiamo dire anche il vincitore della sfilata quest'anno, un fantino da sogno 2 vinta da Luigi Bruschelli. Luigi Bruschelli, un carissimo, carissimo amico. E volevo Era il più bello. Ma Luigi è sempre in forma, poi vabbè, io con Luigi ho un rapporto no, ma io da donna ti dico, ha sfilato proprio bene. No, lui bello, ma, più elegante. Sì, è vero, era molto elegante. E qui vediamo invece un ringraziamento a chi? A Massimiliano, perché Massimiliano è un amico storico, lo posso dire. Massimiliano ha sposato con noi il progetto Dream Fashion, è sempre vicino nei nostri eventi, è un caro amico e per me stamattina è un piacere averlo qui con noi, vicino. Perché Teo, ti ringrazio, ma una trasmissione si chiama Donne a Cavallo e ci siamo io te e Mario, ho l'impressione che ci sia qualcosa e non quadra. Ma siamo noi le donne a cavallo, certo. Siamo io e Cristina. Grazie, Teo, è sempre un piacere. La Dream Fashion fa delle cose bellissime ed è un onore esservi accanto. E io ora, che dire, i nostri progetti lascerei a Emanuela. Assolutamente e sì. E se la Dream Fashion esiste, lo dico sempre, io sì, so il giullare, so il mattatore, levarmi il microfono è un problema, ma se la Dream Fashion esiste è grazie a lei. Perciò, all'energia contagiosa, al sorriso solare di Emanuela, grazie di essere tornata con noi. Grazie. Allora, io vi volevo parlare di due eventi meravigliosi che avremo nell'ottobre. Ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, con l'ILT abbiamo un mese abbastanza pieno. I due eventi clou saranno il 18 di ottobre con il Gran Galà
dei puledri anglo-arabi. Ecco, la locandina, meravigliosa, è un'immagine che ci ha donato Claudia, questo meraviglioso cavallo. Che cavallo è, Claudia, questo? Questa è una cavalla, fra l'altro rimane sempre in tema nella mattinata, perché questa è Pressing de Mores, una cavallina che è la Stefano Vigni. E quindi niente, abbiamo deciso di, grazie a te che ci hai permesso di usare questa meravigliosa immagine per questo nostro evento, che sarà sempre un evento di beneficenza a favore Lilt, il 18 di ottobre alle 21 all'Hotel Garden. Il giorno successivo, ancora la locandina non è pronta, e ci sarà l'evento clou per le donne o per Alzeno. La nostra sfilata Fashion Rosa, che ormai è diversi anni che facciamo questo evento, e dove sfileranno sicuramente 15, forse 17 donne hanno avuto un percorso oncologico. Quest'anno lo faremo in una location veramente meravigliosa, che sarà al Santa Maria della Scala. Assolutamente. Santa Maria della Scala, alla sala Italo Calvino. E niente, sarà un pomeriggio di moda, musica, spettacolo, ma anche riflessione, e ci saranno interventi di alcuni medici, naturalmente sempre per accendere i riflettori sul discorso di prevenzione. Un argomento a me molto caro, perché comunque sono 7 anni che combatto questa lotta, e da 7 anni che ogni ottobre mi organizzo degli eventi, quindi questo ci investo molta energia, e sono mesi che ci lavoriamo. Grazie. Bene, grazie. Quindi vi aspettiamo numerosi sia all'evento del 18 che al 19. Ricordo, ingresso libero, quindi partecipate numerosi. Grazie. Grazie Manuela, davvero, sono bellissime parole, oltre appunto a sottolineare questa energia veramente contagiosa. È tutto molto bello, i vostri eventi sono coinvolgenti al massimo, grazie anche a Teo e alla sua solarità. Grazie a voi, grazie a Canale 3, veramente, grazie di cuore. Sono cose veramente importanti per tutti noi davvero. Cristina, chi meglio di te poi ce lo può dire. Quindi sono anche un po' emozionata, quindi chiudo un po' questa parentesi, ma assolutamente gli amici della Dream Fashion rimangono con noi. Certo, certo, è un piacere. Mi sposto appunto su il gettonatissimo Massimiliano Ermini, perché anche Teo lo ha chiamato in causa. Nel frattempo la nostra Irene, che invece richiama me, per qualche minuto di pubblicità, e poi ci vediamo fra poco. Eccoci rientrati in diretta con Donne a Cavallo. Durante la pubblicità parlavamo di questo meraviglioso progetto. Cristina, abbiamo qui la fortuna di avere due ospiti che ci possono illuminare assolutamente su questa novità. Sì, assolutamente. Io penso che l'Istituto Agrario di Siena sia stato pioniere in questo settore, questo progetto bellissimo per la gestione e la cura del cavallo a terra, che poi ha preso nuovi sbocchi, ha aperto nuove prospettive. Allora, Sonia sicuramente è la massima esperta della gestione e cura del cavallo a terra, da tutto, perché lei è nata in mezzo ai cavalli, per cui lei sa tutto. Proprietaria anche di cavalli. Proprietaria dopo lo diremo, di cavalli, viene alle corse, la vediamo, eccetera, un background familiare notevole. Però è anche un ottima allieva, perché tutti i professori ci hanno fatto il tuo nome. Massimiliano invece adesso ci spiega tutto quello che vuol dire, perché veramente Siena pioniera anche in questo ambito, quindi vuol dire che il palio non è solo 4 giorni. Grazie per l'opportunità, grazie Cristina per la bellissima introduzione. È vero, sì, l'Istituto Agrario è stato lungimirante, perché qualche anno fa, quando ne parlai di questo progetto, perché vedevo strano che in un istituto che trattava animali, oltre al vino, all'olio, ma animali da reddito, quindi come bovini, suini, non trattasse il cavallo, perché non è ritenuto dalla materia didattica del Ministero un animale da reddito, e quindi non è previsto lo studio dell'animale cavallo negli istituti agrari.
Io credevo e credo tuttora e ancora di più che invece il mondo del cavallo possa esprimere potenzialità enormi, uscendo dal solito banale binomio cavallo-corse. Io sto parlando di mondo del cavallo. Quindi il titolo che abbiamo iniziato a dare qualche anno fa con l'Istituto Agrario, che ringrazio tra la professoressa Batoni e la preside Nadia Riguccini, è Educazione, Cura e Gestione a Terra del Cavallo, strutturato su 3 anni, terza, quarta e quinta, 50 ore all'anno, e la cosa ha preso enorme sviluppo perché noi trattiamo tutte quelle materie che riguardano il cavallo a 360 gradi, dall'etologia al plasma, alla mascalcia, alla doma, alle terapie assistite, alla endurance, salto ostacoli, corse, tutto quello che riguarda la gestione. Sì, abbiamo visto anche tanti esperti dei settori vari. Esatto, denominato. Perché non volevamo creare il solito binomio cavallo legato alla corsa, volevamo spaziare. Mi sono avvicinato fortunatamente a una rete d'impresa che si chiama Final Farlong, il cui presidente è Maurizio Rosellini, io rappresento la rete su Siena, e con questo abbiamo esportato il corso in altri 7 istituti agrari italiani, 4 regioni, e il nome poi è cambiato, è diventato il rapporto uomo-cavallo volano per 9 professioni. Perché dentro a questo mondo del cavallo c'è tanto, c'è il turismo a cavallo per esempio, è un'opportunità straordinaria. Quindi poter far vedere a questi ragazzi che ci sono prospettive professionali che possono progredire, oltre alla passione per l'animale cavallo, secondo noi, secondo me, secondo l'Istituto Agrario, secondo la rete di impresa Final Farlong, è un'opportunità straordinaria. E l'Istituto Agrario può dare un nuovo slancio, una prospettiva diversa nel pacchetto formativo che già è estremamente vasto e competente, perché l'Istituto Agrario dal vino all'olio, agli animali, alla terra, ha tantissime caratteristiche di sviluppo di lavoro per questi ragazzi. Quindi fammi capire, Massimiliano, io sono un po' una mamma rompiscatole con i miei figli, sono usata, ormai sono grandi. Sì. Fare questo progetto all'Istituto Agrario da crediti formativi, poi che dare questo, fare questo progetto alla fine del terzo anno con la rete di impresa Final Farlong, riusciamo a rilasciare un diploma valido in tutta Europa, certificato, dove questi ragazzi possono avere titolo per andare a lavorare nel mondo dei cavalli in qualunque settore dove vorranno, perché hanno un titolo in cui possono dire che sanno gestire il cavallo a terra. Mario, quanti anni hai? 9. Si va all'agrario? Volendo. Dai, ti occupi del cavallo, poi riesci a entrare nella stalla della Chiocciola. Chi lo sa? Ti piacerebbe, dai. Più essere capisano. Più essere capisano. Addirittura, lui butta sempre in alto, Mario, è meraviglioso. Lì non ti possiamo aiutare con l'Istituto. No, quello non c'è un corso, no, ancora no. Non lo hanno messo su. Un corso per capitani? Ancora non c'è. Non... Cattivissima, cattivissima. Sonia, la tua esperienza personale, perché poi abbiamo sentito tutte queste cose bellissime, fra l'altro ci sono stati dei belli accordi, abbiamo letto insomma nei giornali, abbiamo visto servizi anche sulla RAI. Questo è importante. Molto importante, appunto. Lo dovremmo dire quando, ditemi voi. No, Sonia, appunto, dici il futuro per quanto ti riguarda e cosa ti ha lasciato? Allora, diciamo che ora voglio proprio fare questa pubblicità, grazie a Massimiliano e a chiunque ha organizzato il corso, a settembre parto e vado 3 settimane in Francia alla FASEC, alla scuola migliore che ci possa essere. Spiegaci a beneficio dei telespettatori. Esatto. E niente, vado lì a gestire il cavallo a terra come il mio corso mi ha insegnato in questi 2 anni. A fine di entrambi gli anni ho ricevuto un diploma che, come ha detto anche Massimiliano, al terzo anno avrò un diploma che mi potrà servire nel mio ambito sia di futuro lavorativo che universitario. E diciamo che ringrazio molto il corso e chi, come Massimiliano, è riuscito a far sì che nella mia scuola si potesse rinnovare, se potesse esserci il cavallo come protagonista.
Senti, quindi... te sei cresciuta fra i cavalli, cioè io ogni tanto sui social vedo anche tra l'altro una foto molto bella che ti ritrae con Andrea Mari, indimenticabile, noi non ce ne dimentichiamo anche se a volte non ne parliamo, però gli mando sempre un forte abbraccio. Ma la cosa invece più bella e anche un po' più nuova che ti ha portato questo corso, nonostante tu sia una persona appunto che vive fra i cavalli? Che nel mio futuro, come diciamo, non sono un'esperta, mi ha avvicinato molto a un cavallo, mi ha avvicinato molto a capire quanto il cavallo sia davvero importante, ma non parlando da ragazza di Siena, non solo per quei 4 giorni, ma perché il cavallo è 365 giorni l'anno. Ma siccome era preoccupata, oddio Cristina, no, non so di cosa parlare, come parlare, mi aiuti. Cioè, Sonia, non hai sbagliato un congiuntivo, io sono mamma bacchettona. Bravissima. Perfetto. Sei perfetta, hai detto delle cose veramente che... Mi hanno toccato anche un po' appunto sensazione abbiamo avuto veramente molto emozionante. Si può dire donne a cavallo dell'ultimo accordo che abbiamo fatto con sì, il compatto. Noi ci fermiamo però per qualche istante in pubblicità e poi torniamo subito dopo con questo interessantissimo progetto. Di nuovo in diretta, di nuovo con Donne a Cavallo. Massimiliano, dicevamo appunto per chiudere questo bellissimo discorso sul vostro progetto, ci sono degli accordi molto importanti siglati sì, proprio negli ultimi giorni. Sì, l'ultimo è importantissimo, prestigioso, pionieristico, mettetelo come vi pare, ma sono molto fiero, è il primo in Italia, fatto dall'Istituto Agrario, la rete di impresa Final Farlong e il Comando Biodiversità dei Carabinieri, con la tenuta e il loro centro di Cornocchia, grazie quindi al comandante Brogi, al colonnello Minniti, al comandante Valentini, perché ci hanno veramente creduto insieme. I ragazzi a questo punto potranno andare a fare degli stage formativi da loro, è la prima volta che succede a livello italiano e sarà utile anche come apripista per gli altri istituti agrari che hanno aderito al progetto, vedi Pisa, Firenze, Carbonia, Sassari, Alanno, Bagnoregio, e sono tutti istituti agrari che stanno veramente credendo in questo progetto, lo stanno portando avanti chi da un anno e chi inizierà ad ottobre. Sono molto fiero di questo. Ed oltretutto l'ultima perla è che con la rete di impresa Final Farlong stiamo portando avanti il giubileo a cavallo del 2025, in cui coinvolgeremo tutti i comuni della Francigena e i comuni che lo vorranno, partendo da Pisa, da San Piero a Grado, fino ad arrivare in Vaticano, con il benestare, il patrocinio e il diktat di Opera Romana Pellegrinaggi, che ci ha dato questo lusso, questa concessione per poter esprimere tutto questo. Quindi i comuni che lo vorranno saranno parte di questo percorso con eventi speciali e abbiamo già una cabina di regia che è in via di costruzione. Bellissimo, bellissimo davvero, io questa cosa qui non la sapevo, quindi tanti complimenti davvero a tutta l'organizzazione. Sono senza parole, cioè, questi ragazzi sono stati partecipi di qualcosa di meraviglioso, ma soprattutto Massimiliano e tutte le persone che hanno partecipato in qualche modo a questo fantastico progetto ci hanno veramente regalato delle emozioni incredibili e degli ottimi slanci per il futuro, Sonia. Grossi slanci. Bellissima l'emozione di Sonia negli occhi, no? È davvero, lei era preoccupata invece. È molto brava e porta a nome di tutti gli altri ragazzi del corso. Sì. Mi fa piacere che sia qui, ma i ragazzi sono veramente tutti molto molto bravi e hanno capito l'importanza dell'opportunità che hanno. Questo mi rende veramente orgoglioso. Bello, bello, perché poi insomma il cavallo si sa che ti muove per forza qualcosa dentro l'anima, qualcosa di profondo dal punto di vista umano. Mario, sei pronto? Sei stato attento? Sì, sono stato attento e mi sembra un'idea bellissima, vero? Bellissima. Te sei già un uomo di cavalli. Grazie, un uomo di cavalli, lui ha frequentato anche una scuderia di cavalli da palio, quindi. Cristina, ci siamo lasciati per ultimo la ciliegina, proprio il bocconcino quello ghiotto della prova di questa mattina, la provaccia. Io chiederei alla regia di mandarla in onda, così con Mario e anche con tutti gli altri ospiti magari possiamo dare uno sguardo veloce alla provaccia. C'è stato un po' di problema di allineamento. Eccola, eccola.
I cavalli erano un pochino agitati, no? Mario, c'era stato qualche problema di allenamento? Sono anche usciti, i Bircolotti li ha fatti uscire? Ma secondo me la partenza migliore intanto è stata quella del Fantino Andasana, detto virgola, con il cavallo. Ricordiamolo, tabacco. Grazie Mario che mi ha dato questo input, è stato, cioè a momenti verrà battezzato, insomma esordirà questa sera Andrea Sanna per i colori della selva, detto virgola, fatto benissimo Mario a ricordarmelo. È partito benissimo, poi c'è stata, se non mi sbaglio, la prova l'ha vinta il Leo con il Fantino Elias Mannucci, detto Turbine, e il cavallo Gentilis. Che è uno degli esordienti di questo lotto, Mario. Di questo lotto di quattro esordienti, che mi sembrano già tanti quattro. Ti sembrano tanti, però sono esordienti diversi da luglio, eh? C'è qualcuno che ha detto che è un lotto un pochino più omogeneo, fra virgolette, passatemi il termine. Sì. E sei sempre scettico. Però secondo me dovevano, cioè anche, non mi viene adesso la parola, bisognerebbe metterli ora anche due. Due esordienti e basta, due esordienti buoni. Quindi una cosa più graduale. Tipo, ci sono rimasto tanto male che non hanno preso un esordiente come un amore. Un amore. Questo, sai, è sempre un argomento un po' un fil rouge della tratta ultimamente, questo cavallino, insomma, è... Ha già 11 anni, se non mi sbaglio. Certo, assolutamente. Preparatissimo, Mario. Cristina, io rimango sempre... Io sono allibita, veramente. Mario, sei wiki Mario. Però, dai, diciamo, nelle fasi preparatorie prima della partenza... Ecco, durante la mossa... Canale, cosa hai visto? Che a me l'hai detto. Ho visto che la lupa intanto ha fatto capire... Di velluto ha fatto già capire che... Le intenzioni. Che forse il TT ha con lui non ha scampo. Porca categorio, categorio. Allora, Mario. Diciamolo in maniera più soft. Sicuramente è un palio. È un palio dove il TT non comanderà. No, magari comanda, però non avrà un po' di pressione. Avrà un po' di pressione e poi... Secondo me, se Di Nofes dice di dargli pressione, gliela dà parecchia, da come abbiamo visto oggi. Mario, scusa, ma non si era detto ti pagavo la colazione? Ecco, mi è saltato l'accordo. Secondo me salta la colazione così, Devo dire, Mario è meraviglioso perché rompe gli equilibri in un secondo, è fantastico. Quando prima hai detto il capitano... Ma, no, non lo fare perché è pericoloso lui, capitano, te lo dico da tartuchino, lui sarebbe un capitano molto pericoloso. Potresti perché... rompere proprio gli equilibri. No, lui rompe gli equilibri in tre parole, non solo gli equilibri, perciò non fare il capitano, va bene così, perché te potresti essere pericolosissimo. Bravissimo Mario. Mario, però io ho sentito anche un'altra cosa che hai detto riguardo alla tua contrada, allora magari non ti vuoi esporre, però io questa cosa l'ho sentita, che facciamo, la diciamo? Che Gingillo sta lavorando molto bene, lo abbiamo visto. Monta uno dei cavalli esordienti. Monta uno dei cavalli esordienti e poi, secondo me, lo dico, Gingillone è l'unico che il cavallo non lo pressa. Sta calmo, ci lavora tutti e quattro giorni, c'è al massimo lavoro, quindi sono contento e nella chiocciola monta un Fantino bravissimo come lui. Oh, questa è una dichiarazione d'amore. Gingillone, io lo ribattezzerei. Giuseppe ritorna, insomma, dopo la squalifica, grande motivazione per lui. Bambino, è nato babbo, quindi... Zitti, ora Teo si alza e se ne va, però zitti, vero? No, io sto zitto. Tanto fra tutti e due sono stati bacchettati. Io e Massimiliano ci hanno sistemato. Non è finita la trasmissione. No, Massimiliano, fammi capire, ma voi fate il palio contro? Arrivederci, è stato bellissimo essere qui, grazie dell'invito, vi saluto con tanto affetto e ci rivediamo il prossimo anno. Sì, no, anche io cedo tutto il posto, grano, a parte gli scherzi, come dicevo prima, Mario numero uno. È sempre bello, devo dire, perché il nostro salotto, soprattutto la mattina del palio, si anima e sorridiamo tanto. Quindi a questo punto c'è il nostro pronostico di tradizione, te non puoi dire Istrice, te non puoi dire Chiocciola, allora, secondo te, non puoi dire Chiocciola e Gingillone, okay. Chi vince stasera? Secondo me vince la Civetta. La Civetta con Zenis e Enrico Bruschelli, detto Bellocchio. Anche questa mattina ha fatto un'ottima uscita. Perché secondo me è il classico cavallo per Bruschellino.
perché adatto a Enrico. Anche nel bruco da esordiente volevo dire che va a Sercio e ha fatto 12 secondo e se tutto va bene vince. Dai, bisogna vedere se scappa davanti, se regge davvero la pressione e va, perché no, non è sbagliato. Passa il microfono Alessandra, vai. Emanuela, scusami, perdonami, è qui ieri sera. Emanuela non è esperta, però anche io conosco il cavallino, mi piace e quindi mi associo al pronostico di Mario. Civetta gettonatissima, sta andando civetta. Forte. Teo, vai. No, io vabbè, qui mi leggo, ora sembra proprio una cosa, alla fine non vorrei fare la parte del gufo, proprio parlando di Civetta, il gufo, no, voglio dire che a me mi lega un'amicizia forte con la proprietaria del cavallo che è in sorte alla Civetta e un'amicizia veramente importante con Enrico. Io l'ho visto piccolo, prima parlavamo di Gigi, perciò per me sarebbe veramente una gioia, al di là di tutto, personale per Enrico e anche per la proprietaria del cavallo Zenis. Sonia? Proprio perché non corre la tartuja. Quello certo. Il cuore è cuore, Teo. Io invece confido molto in un esordiente fantino, quindi Andrea Sanna. Selva ci ha abituato a queste cose, quindi... Esattamente. Cavallo molto esperto. L'unico vincitore di Palio. Esatto, Tabacco. Vincitore di Palio di luglio. E confido molto in questa coppia. Mi legano, diciamo. Bene. Te bocci all'esame del prossimo anno sicuro. Speriamo. Io dico invece Istituto Agrario Final Furlong, accoppiata vincente. Io Massimiliano lo sollevo da questo arduo compito, perché insomma questa mattina ci ha veramente fatto l'onore di essere qui, quindi insomma veramente grazie davvero, siamo stati fortunati ad avervi a portarci queste grazie grandi emozioni e questo spaccato importantissimo che è partito da Siena, ma che come abbiamo visto insomma e sentito dalla voce dei nostri protagonisti sta veramente ampliandosi tanto, e quindi grazie ancora e complimenti per aver avuto una bellissima idea così. Saluto anche Emanuele e Teo della Dream Fashion, anche loro grazie per averci portato questa immensa emozione. Grazie a voi. Grazie ancora a Canale 3 Toscana, a Claudia, a Cristina, e un sogno, noi quando abbiamo iniziato i nostri eventi 2 anni fa, un sogno con Massimiliano è creare qualcosa insieme, perché secondo me si può fare. Si può fare. Si può fare tutto, ce lo dice il sorriso di Emanuela, che è bellissimo, veramente. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie anche a Mario, sei stato con noi anche in questo Palio d'Agosto. Il prossimo anno ce la fai questa promessa? Sì, torni? Torno, ti sei divertito? Poi di luglio ci vorrei tutte e due, ce l'ho detto al tuo. Vai, quindi sei già cario, cioè Mario è già proiettato per il futuro. Ringrazio anche Sonia, Mattichi, Massimiliano e Rimini, appunto li ho già ringraziati. Grazie, per grazie mille fatto a voi. I loro nomi. Cristina, grazie perché veramente sei una persona speciale, lavorare con te, io uso il termine lavorare, ma poi per noi è un divertimento, ecco, una passione, tanti sorrisi. 3 messaggini WhatsApp, tante risate, una pizza, un aperitivo. Vocali lunghi, perché io a volte mentre dipingo usando le mani, chiaramente mando i vocali, quindi Cristina purtroppo è torturata dai miei vocali. No, è stato bellissimo, un onore, terzo anno, ci dicono che siamo molto seguite, per cui noi ci divertiamo a parlare, a spettegolare un pochino da donne, ma poi alla fine sotto il pettegolezzo c'è sempre un qualcosina di... E poi insomma questa vero. Mattina mi permetto di dire, insomma sono onorata veramente, perché abbiamo portato nelle case dei nostri telespettatori 2 realtà diverse, ma ugualmente legate, lo abbiamo già precedentemente detto, ma veramente molto importanti per tutta la città. Non dimentichiamoci, come diceva Teo ed Emanuela, di uno splendido ottobre che vedrà veramente protagonista la Dream Fashion, ma non solo, tutti noi. Io ringrazio tutti i ragazzi, non faccio mai nomi perché veramente me ne dimenticherei sicuramente qualcuno, ma sono stati come al solito fantastici, anche nelle difficoltà, quando è sorto il minimo problema, sono stati in grado di darmi sempre una mano, anche qualche bacchettata quando è doveroso farmela, e anzi vi ringrazio per questo, perché sono sempre crescite importanti personali. Qui io mi sento a casa, è una famiglia ormai, Cristina, per noi ci siamo quasi sorelle alla fine. Sì, cugine, poi man mano sono queste donne a cavallo, Twin Tower, bello questa cosa. Però bellissimo. Tutto bellissimo, è stato splendido, e dai,
terzo anno è finita, andiamo avanti e programmiamo il quarto. Programmiamo il quarto, quindi entriamo fiancate un'altra volta con le nostre donne a cavallo e non solo. Grazie a tutti i nostri amici telespettatori, la giornata è veramente lunga perché è quella del palio. Grazie speciale a Irene che mi sopporta e mi supporta. E un buon proseguimento a tutti con i nostri programmi. Grazie.